Ciao ragazzi e ciao ragazzi, prodotti finiti del mese di gennaio. Allora, buonasera innanzitutto, sono le 9:30, ho appena finito di vedere CSI. Sono pigiamata, pigiamatissima, questa sera in versione unicorno perché dormo da sola, mio fidanzato è a lavorare, quindi posso mettermi queste belinate addosso. Ma iniziamo subito. Video prodotti finiti di gennaio. I prodotti questo mese sono pochini, devo dire la verità. Non ho finito granché. Ho due o tre prodotti che sono lì lì per finire, quasi, perché ne ho, se non erro, tre in bagno, quasi terminati, ma me ne manca ancora un pochino. Quindi li teniamo per il mese prossimo. Vi faccio vedere quello che ho finito questo mese e nulla, così caccio via tutto e si riparte da capo con la magica scatolina dei gufi libera. Allora, primo prodotto finito, vado di dischetti. Ho i quadrotti, questi qua. Ora, se riuscissi anche magari a dargli una forma da 50, se non erro, quadrotti struccanti. Non ricordo sinceramente dove li ho acquistati, credo da Prodet. Pagati circa 1 euro, si chiamano Hydrofill quadrotti. Buoni, mi sono piaciuti, ne sto ancora utilizzando una confezione. Devo dire, classici quadrotti zigrinati per togliere il make-up che mi piacciono sempre, perché io preferisco quelli grandi, come vi dico ogni santa volta. Invece Arcalia Pan Panorama dischetti struccanti 100% cotone, questi li ho utilizzati per togliere lo smalto, non li ho mai usati per gli occhi. Perché a me il dischetto piccolino, blimis, mi manda in bestia perché ci faccio un occhio, poi devo prendere un altro dischetto, ci faccio un altro occhio, poi devo prendere un altro dischetto, ci faccio la fronte, cioè ci metto 6 ore. E quindi no, 80 dischetti tutti usati per le unghie, mi piacciono. Poi andiamo avanti con balsamo per capelli della linea Mil Mil all'olio di argan, versione XXXXL, da 4 400 più 100 più 150, quindi 7000 litri praticamente di balsamo. Ci ho messo 6 anni a finirlo. No, scherzo. Ci ho messo, devo dire, un paio di mesi a finirlo, anche qualcosina in più probabilmente. E devo dire che non mi ha dispiaciuto. Non era un balsamo di quelli favolosi, super ammorbidenti, super rigeneranti, però il suo l'ha fatto. Quindi nel suo piccolo, nonostante sia un prodotto da poco, non ha fatto un brutto lavoro. Prodotto che invece boccio immediatamente, che ho finito a fatica, che mi fa schifo proprio, è il leva smalto per unghie senza, mamma come sono ceccata, acetone di Shaka. Questo qua. Questa è una zozzeria unica perché è unto in una maniera allucinante. Lo potete vedere da quanto è lucido. Ora io non so se voi qua riusciate. Comunque è unto da far schifo, quindi vi unge tutte le mani. Ha un odore fortissimo che vi fa tossire. Se per caso vi togliete lo smalto in una stanza piccola, come può essere la mia cameretta dove ho abbigliamento, eccoci qua. Solita menata di balle della luce, dove ho abbigliamento e trucco e non avete finestre, morite. Quindi c'è proprio, vi ammazza sta affare. Quindi io lo butto, l'ho terminato a fatichissima, ci ho messo mesi, mesi e mesi, ce l'avrò da più di un anno, basta, via dalla rumenta, hai rotto le balle. Poi, altro prodottino che vi avevo già fatto vedere il mese scorso, sono questi patch di Wish. Io l'ho comprati su Wish, Crystal Collagen e Gold, che vanno messi sotto le borse, sotto le occhiaie, anzi sopra le occhiaie, e vanno a far sì che la zona vi rimanga più levigata, più idratata, tutte queste robe qui. A me piacciono, li metto volentieri, li tengo una buona mezz'ora, 40 minuti, si asciugano poi da soli, li stacco via e ho fatto. Non mi dispiacciono per niente, quindi li comprerò probabilmente di nuovo. Poi andiamo avanti con le salviette. Ho due confezioni di salviette. Una, cosa ve lo dico a fare? Valentina Stenago Makeup struccanti, le amo, le amo, le amo, le amo. E invece Arcalia Pan Panorama, 1000 usi detergenti, 20 pezzi senza alcol. Anche queste ottime salviettine multiuso da tutti i giorni per utilizzare. Da utilizzare per togliere swatches, per pulirsi le mani, per qualsiasi evenienza, quindi mi piacciono.
Poi andiamo avanti con un dentifricio mini, il Marvis. Io questo l'avevo provato perché l'avevo visto in un video, non mi ricordo di chi, secoli fa. E poi appunto avevo trovato la mini taglia con lo spazzolino e devo dire che mi piace, non è un cattivo dentifricio, mi piace il gusto, mi piace come lascia i denti, quindi perché no? La mini taglia da viaggio mi piace anche da portare in giro, per cui ottimo. Poi, burro di cacao, questo è Quovis di dei supermercati INS, terminato, è tutto su, non ce n'è più. 99 centesimi spesi meglio, penso, della mia vita. L'ho ricomprato 1000 volte, è buonissimo, vi idrata le labbra da Dio e costa niente. Oltretutto anche un buonissimo odore, proprio di burro di cacao, quello classico che si metteva, cioè io mi ricorda un sacco il burro di cacao che mi compravano da bambina in farmacia, però è buono, mi piace. Da matti, vabbè. Poi andiamo avanti con maschera per il viso Zomania di Kiko. Questa qua è la ranocchia. Io ieri sera mi sono presentata a tavola per guardare l'Isola dei Famosi dopo cena con la rana in faccia. Il mio fidanzato era felicissimo proprio. Devo dire che mi è piaciucchiata, ma neanche troppo, nel senso che non mi ha dato particolare sensazione di idratatezza. Oddio, ho dei vuoti. Vabbè, non ero abbastanza idratata. È bagnatissima questa qui. Quindi io l'ho messa, cercavo di tenerla attaccata perché era pregna di prodotto, pure troppo, anche perché è rimasto anche del prodotto dentro la busta. Dopo un quarto d'ora l'ho dovuta levare. Qua dice di tenerla 20-30 minuti, dopo un quarto d'ora non la sopportavo più perché me la sentivo colare dappertutto, quindi l'ho levata, ho pulito il viso. Sì, mi sentivo abbastanza turgida, però niente di pazzesco, sinceramente, ne ho provate di migliori. Poi I Love Stage, perché sei finito? Penso uno degli ultimi I Love Stage che vedrete, perché io ne ho ancora uno e poi è andato fuori produzione. Hashtag voglio morì. Essence, fai tornare la I Love Stage, ti prego. Comunque, niente, è terminato, è il mio primer di sempre e lo amo alla follia, quindi nulla. E poi, ultimo prodotto che mi dispiace un sacco buttare, ma è arrivato alla fine, nel senso, è arrivato qua ed è diventato praticamente colla, è diventato blob. Blob, il fluido che uccide, ve lo ricordate il film degli anni 80? Uguale. E praticamente non si riesce più a mettere, questo è Mark. Gel Shine di Avon, top coat, ma è praticamente cemento armato, cioè voi lo date e viene giù una goccia così di roba e non si amalgama e non si riesce a mettere. Quindi mi spiace perché era un fantastico top coat, ma purtroppo ne va via un terzo buttato nella rumenta perché è diventato blobboso e io non l'ho mai lasciato aperto, quindi proprio da solo si è addensato troppo. Pazienza. Va bene, bimbe. Io per questo mese direi che termino qua con i prodotti finiti, non ce ne sono più. Vi mando un bacione gigantesco come al solito. Vi saluta anche il mio amico unicorno. Aspettate che è tutto storto sto unicorno. Vi saluta anche l'unicorno. Vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao!